Buongiorno, oggi abbiamo una call importantissima. Che entri l'uomo del pitch! Eccolo! E niente. Narra. È una... Allora, madonna. Stiamo per fare una chiamata molto importante per Space Valley, perché determina un futuro di Space Valley lavorativo e potrebbe esserci una possibilità grossa, come potrebbe non esserci, però siamo gasati. Hi. Allora, qui ci sono le maglie della nuova collezione di Yakety Yak. Vestono più largo, sono più largone, più freestyle. Allora, l'idea a me piace un botto. Tra ogni comico qua. Ah, ciao Nick. Cioè, nel senso, vieni in stazione? Avevamo paura che ti fossi addormentato. Stai attento. Cosa detto? Cara, in biga. Vado in biga. Sì, è in biga. Cavaticcio. Noi siamo arrivati, che c'era già tutta la gente lì. Siamo affacciati dall'alto. Si è girato tutto il pubblico e mi ha fatto stare impressione. Lì c'erano 3.000 persone. Ciao, vedi che si divertono quando le balotte. Sì, sì, sì. Stiamo andando in stazione per prendere il trenino che ci porterà a Roma. Ma dovrebbe arrivare anche Nick con la bicicletta. Che la cosa che pensavo è strano, perché di solito, cioè, dove la lascia la bicicletta in stazione? È un pazzo! Ma poi la sua è bella! Adesso ci viziamo per benino al barettino. Cappuccio e muffin alla Nutella! Senza muffin. Non c'è Nick, che questo me lo invidierebbe tantissimo. Una volta gli ho dato un morso. Consistenza dei muffin che compri della Parmalat, tipo. È legale. No. Nick è venuto con le biciclette, quelle a noleggio, e l'ha mollata. Quanto paghi? Sono aumentati i prezzi. La quanto stazione? €1,80. Tu sei pieno di soldi. €1,80? Se vieni in stazione, state pagando il parcheggio qua davanti con la macchina voi. Stavo dicendo con Cesare se lo stiamo veramente facendo, se ci stiamo imbarcando nel viaggio più difficile della nostra vita. Flip flop into the rotaia. Non facciamo flip flop. Serve una mano, aiutatemi a ricordare la valigia quando arriviamo, ci sono dentro anche i microfoni, serve a tutti, che l'ho scordata sul treno un'altra volta. Vabbè, ok. Niente, cioè era un quanto te la rischi, dovevi dire un numero e dopo bisognava vedere se te la rischiavi oppure no. Siamo forse arrivati. Forse siamo arrivati. Forse fottuti. Ma siamo fermi? Mm-mm. Ok. E sciopero dei mezzi domani. Questa notizia è appena stata passata da Nelson. Arvi Sakura biffa il tartufo, Ultimamente quando il mio si è andato a Brian Elio Style mi ha insegnato che sento il cavallo della prateria. Giù, sai cosa vuol dire? Non sento niente. C'è il COVID. Tartar di sagola nocciola, pecorino sardo e tartufo fresco. Ah, questo è un coso di patate con della ricotta e della bottarga. Bello, non lo so. Io c'ho dell'hummus di ceci con dei crostini. Sembra molto buono. Per me è una barretta proteica al tartufo. Facciamo un cambio per cambio. Sfondo di gambero rosso, mousse di sono un po' offeso che il mio piatto è l'unico che non ha descritto. Ho preso cacio e pepe. Non posso dire che sì, è vero un botto, ma il parmigiano è meglio. Se imparassero a farlo col parmigiano sarebbe molto meglio. Parmigiano e pepe. Secondo me ho recuperato. Bellissimo. Ma è bellissimo. Vabbè, il King. Non c'è neanche la canale. Sì, sì, c'è un pezzettino. Buono, molto inglese. Beh.
Abbiamo appena mangiato e io sono stato molto bravo a nascondere a tutti una cosa. A un certo punto ho iniziato seriamente a trattenere di vomitare. Perché? Cioè ero lì che, non lo so, ero piegato, facevo ora sbocco. Così, posso dire, così piegato che ha preso il dolce. Speriamoci forti in hotel, da un po' anziano. Ci siete? Ma cadrà tutto. Vai, no, veloce. No? Niente, ce lo siamo perso. Che non prendeva mai la mano. Cosa ti sta la mano? Tremava tantissimo, povero. Il dito tagliato, secondo lei faceva tipo il falegname o il fabbro? La lama celata. Per la prima volta sono ammesso nella camera dei master. Secondo me sì. Ma come funziona? Ci sono delle regole? Molto pacati, okay. A lettino, con la copertina legge un po' di libro. Io volevo dire grande fratello. Ci vediamo domani. Ciao. Bella qua. Questa è luxury. Io sto qui, tu, Brian? No, io qua. Vuoi dormire Brian e me insieme? Sì, vale. Buongiorno. Non so perché mi dà... Dovrebbero farci un quadro. Non è possibile. Sì. A 100.000 like compriamo uno zainetto satellitare da 10.000 euro. Sono il tuo pupo. Sono il tuo pupo. Allora, comincia ufficialmente la nostra giornata in quel di Roma e adesso ci incammineremo verso la Slim Dogs perché siamo dei masochisti. E la facciamo in live su Twitch. Andiamo! Mon petit! Buongiorno! Ah, nell'app di Twitch si vede male e non ho la più pallida idea del motivo. Sono seriamente preoccupato e dispiaciuto. Ma per questo state organizzando manifestazioni, rivolte in piazza? Vabbè. Fate centrare! Piacere, Francesco. Piacere. Stavo giusto masticando dello cibo stranissimo. Ah, figo. Hai presente su TikTok quelli che ti fanno vedere un cibo, sembra un cibo, poi lo mangi e da un'altra roba? Sì. Tutto così. Sì, vi triggerà il cervello. Peso? Sì. Ma è un ristorante. Ma tipo che tu ti siedi e la sedia è una torta. Forse. No, nel senso che ti portano delle polpette al sugo. Ma in realtà sono di legno. Ah no, ok. Ah, o un hot dog che in realtà è polpo con le patate. Beh, era bellissimo. O una fetta biscottata con burro e marmellata, in realtà è pasta alla matriciana. Ok, è legale. Delle mutande slip, giusto? Non ho slip perché non le avevo, però ne ho presi di abbastanza aderenti. Per la prima volta in vita mia mi sono bloccato con la schiena e l'ho fatto bene. Nel senso che proprio non mi riuscivo ad alzare da una sedia. Credo, cioè ho capito i vecchi. Sai quella roba che tu li vedi che fanno tipo... E dici vabbè ragazzi c'è anche meno. Invece è proprio così. Se oggi non svengo sono bravo. Anche in condizioni io cioè lo conosco bene. So che quando si mette in disparte così vuol dire che sta veramente male. Non capisco se l'abbiano imbottito o meno. Grazie. Sul giallo stai male, vieni qua sul grigio. Ci devi ricordare che devi fare tutto il balletto. Guarda come corrono, corrono come te. Esatto, magari. Cesare ha fatto notare una cosa terribile. Sono uguale a mia mamma. Se poi è un'azione al fornello, una volta che l'hai fatta, esci. Sto studiando la mia strategia, sto pensando di fare il tortellino con anche l'impasto al cioccolato ovviamente, cosa che secondo me Nelson non farà, perché Nelson non ne ha un'idea di come si fa i tortellini. Io e Frank siamo in regia, abbiamo questi due bellissimi schermi, possiamo vedere la seconda camera e la camera principale e la schiena di Nick. Qua proprio in versione economica. Sì, no, cioè, imparagonabile secondo me. Troppo da Slim Dogs si lavora così. Non ho neanche un tavolo su cui appoggiare. Tutti pronti? Allora entriamo tutti in campo. Gluck. Quando vuoi. Augustus Gluck. Però Augustus Gluck. Mi tipo il re del cringe. Cioè non senti nessuna pressione. Cosa facciamo? Vattene via. Lo cacciamo? Basta. Avete già fatto troppo.
Tonno. No. Ma no. Riviste. Oh cavolo. Vero quello. Ho la febbre. Vero. Andiamo a mangiare. Sta da Dio. Il ragazzo. In forma. Un altro dai. Ma quanto durano il massaggio? Cosa gli piace adesso? Mi piacciono un sacco le spalle e le braccia. Okay. Generalmente un'intensità medio-alta. Non l'ho mai detto. E il massaggio Cesare? Il massaggio Cesare sono tipo delle botte. Distrutto. Sono al massimo domenica. Sabato e allora, come cazzo si chiama? Infarcitura del farcituro? Ah, fanno così in cucina. Proprio uguale. Chissà cosa ha visto. No, non lo so. Questo dovrebbe essere il ripieno del tortellino. Ma ha subito un piccolo problema di montaggio, diciamo. Ora è una statua. Bellissima. Sì. E il vincitore è... Bravo! Bravo! Sì! Arrivederci! E grazie. Grazie a te, grazie di tutto. Ah, ecco cosa sei, un lottatore di... Di fumo. No, di lotta contro il fumo. Sono Mariello Prapapappo. Mercoledì, giovedì, venerdì siamo in ferie. Sono distrutto. Abbiamo finito, abbiamo anche esagerato palesemente a un certo punto. Sì. La situazione è proprio... Cioè, c'è scappata di mano. Yes. Ma bello. Bello stronzo. No, quel cosino lì che hanno fatto. Buono. Ciao a Round the Valley. Siete gli utenti Franco più Otto. Belli. Oh, Marco, schifo. Bocca al lupo. Allora, non ho detto tutti quanti che io davvero non salivo sul treno. E mi sa che devi andare, però. E ciao. Allora, siamo tornati a Bologna. Abbiamo perso Nick. Abbiamo perso Nick. L'abbiamo regalato alla Slim Dogs. Sì. Ha detto tenetelo. È stato un videomaker mercato. Scusa? Che cosa abbiamo guadagnato noi? Niente, niente. Siamo senza Nick. Siamo. Allora. Frank, al bollo così Fox? No. Che cazzo dici? Come è buono? Ah, rega, ma... C'è un alimentatore.